Già da molto tempo pensiamo che la presenza di tanti, di migliaia e migliaia di migranti, soprattutto giovani, siano un'opportunità ed una ricchezza per il nostro paese e che appunto soprattutto i giovani appunto, della seconda generazione sono italiani, diciamo, seppur non riconosciuti a tutti gli effetti italiani, ma soprattutto sono portatori di culture con le quali noi ci confrontiamo già da tempo e con le quali abbiamo sicuramente il dovere di riconoscerle non solo, ma anche di attivare tutti i circuiti possibili affinché finalmente questo dialogo possa crescere e realizzarsi. Grazie. La ringrazio. Interrogazione 3-2560, deputati Duva ed altri, su iniziative in relazione allo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al procedimento di nomina e al funzionamento delle commissioni di valutazione nell'ambito del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta. Onorevole Vacca, la illustra per un minuto, prego. Grazie Presidente. Ministro, la legge di stabilità del 2016 ha istituito il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta per la chiamata diretta di 500 docenti universitari in deroga alle norme sul reclutamento e senza procedure concorsuali. Da notizie di stampa abbiamo appreso come il decreto che regolamenta le 500 chiamate preveda che i presidenti delle 25 commissioni per la valutazione dei candidati vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Istruzione, ovvero lei. Era dal 1935, da Mussolini, che un governo italiano non interferiva nella selezione delle commissioni di valutazione dei docenti universitari. Tale scelta suscita notevoli preoccupazioni poiché mette in pericolo la libertà didattica e l'autonomia delle università, minando i principi sanciti nell'articolo 33 della nostra Costituzione. Riteniamo invece che sia necessario assicurare la terzietà nella scelta dei candidati e una maggiore impermeabilità alle influenze politiche. Le chiediamo quindi di ritirare il decreto o almeno di modificare le disposizioni previste, assegnando ad esempio al CUN, al Consiglio Universitario Nazionale, organo terzo e altamente qualificato, il compito di nominare i presidenti delle commissioni, assicurando così una maggiore autonomia del sistema universitario da quello politico. La ringrazio, la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie signor Presidente, onorevole Vacca, onorevole Duva, primo firmatario di questo quesito. Loro ben sanno che con questo quesito si pongono due questioni importanti di merito e di metodo in relazione a un provvedimento importante che lei ha richiamato, cioè la chiamata diretta di studiosi di elevato profilo scientifico che possano entrare con modalità e con strumenti aggiuntivi all'interno del sistema universitario italiano, come previsto appunto dal comma 207 della legge di stabilità 2016. Ora, nel merito, credo che le finalità e gli obiettivi di questo provvedimento siano estremamente chiari e difficilmente contestabili, onestamente, in quanto si tratta di una procedura straordinaria che accresce, come obiettivo fondamentale l'attrattività e la competitività del sistema, che introduce nuove e importanti risorse scientifiche e di ricerca nel sistema universitario italiano e la cui straordinarietà è garantita dal comma 208 della stessa legge che naturalmente definisce il rapporto.